siamo in grado di darvi le prime immagini dello spaventoso attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone e almeno 3 uomini della scorta. Quel terriccio nasconde, ostruisce quello che una volta era l'autostrada nel tratto di 20 chilometri che porta dall'aeroporto di Punta Raisi a Palermo. Vedete, le due corsie in pratica sono assolutamente irriconoscibili, si vedono lamiere contorte, si vede un'auto al centro e un'altra ancora dietro, probabilmente è la croma bianca blindata dove era il giudice Giovanni Falcone. Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio. Se avete il coraggio di cambiare, loro non cambiano. Avete il coraggio? Di cambiare! Di cambiare! E poco dopo, in questa stagione degli orrori, perse la vita anche Borsellino. Ben ritrovati, amici e amiche che ci seguite dal Triveneto sui canali digitali e via streaming, possiamo dire, in tutto il mondo, sempre che ci sia la connessione. Saluto gli amici del Venezuela, mi stanno scrivendo molti friulani che abitano in Venezuela, mi stanno appunto dicendo che non si trova nemmeno più lo zucchero, non si trovano più i generi alimentari in Venezuela, che è uno tra i produttori più importanti di petrolio, di giacimenti del petrolio. Pensate a che livelli sono. 23 maggio 1992, erano le 17:58, quando ci fu quella violenta esplosione e dove lo Stato o lo Statu aveva colpito ancora. Ne parleremo nel corso del nostro giornale. Allora, la domanda che abbiamo posto precedentemente ai nostri amici. Prego, commisso. Grazie, rettore. Prende a martellate il giovane che abuso del figlio dodicenne, arrestato. Siete d'accordo? L'89% dei nostri telespettatori ha risposto no, mentre il restante 11% ha risposto sì. Allora, andiamo ora con il servizio che poi ci farà dare... ci farà proporre la domanda, scusate. È morto nella sua Palermo, è morto fra le lamiere di un'auto blindata, è morto dentro il tritolo che apre la terra, è morto insieme ai compagni che per 10 anni l'avevano tenuto in vita coi mitra in mano, è morto con sua moglie Francesca, è morto Giovanni Falcone, è morto. Ucciso dalla mafia siciliana alle 17:58 del 23 maggio del 92. La più infame delle stragi si consuma in 100 metri di autostrada che portano all'inferno, dove 1000 chili di tritolo sventrano l'asfalto e scagliano in aria uomini, alberi, macchine. C'è un boato enorme, sembra un tuono, sembra un vulcano che scarica la sua rabbia. In 30 interminabili secondi il cielo rosso di una sera d'estate diventa nero. Volano in alto le automobili corazzate, sprofondano in una voragine, spariscono sotto le macerie. Muore il giudice, muore Francesca, muoiono 3 poliziotti della sua scorta. Ci sono anche 7 feriti. Alcuni hanno le gambe spezzate, altri sono in fin di vita. Un bombardamento, la guerra. Sull'autostrada Trapani-Palermo, i boss di Cosa Nostra cancellano in un attimo il simbolo della lotta alla mafia. Massacro alla libanese per colpire e non lasciare scampo al grande nemico. Una tonnellata di esplosivo, un telecomando, un assassino che preme un tasto. Così uccidono l'uomo che per 10 anni li aveva offesi, che li aveva disonorati e feriti. La vendetta della mafia, la vendetta che diventa morte in un tratto di autostrada a 5 chilometri e 600 metri dalla città. La città di Giovanni Falcone, la città dove pochi lo amavano e molti lo odiavano. Cambiato poco... Da quei giorni, insomma, no? È cambiata solamente, non so, la faccia della mafia. Ora sono i colletti bianchi che investono e quant'altro.
Quello che abbiamo letto, che Maurizio Pizzato ha letto, è un bellissimo articolo di Attilio Bolzoni, dimenticato cronista di Nera in Sicilia, di Repubblica, che pubblicò questo articolo il giorno dopo, il 24 maggio 1992. Ma la domanda è una domanda che si stanno ponendo in molti, o meglio, in molti vanno affermando oramai da tempo questo. Prego. Omicidio Falcone, la mafia full braccio, lo Stato la mente. Siete d'accordo? Io volevo scrivere lo Stato, e non tutto lo Stato ovviamente, quello Stato che era ed è tuttora colluso con la mafia, con l'andrangheta, con la camorra. Andrangheta, mafia e camorra, che in particolare con la crisi, già prima erano arrivati, ma con la crisi hanno fatto man bassa di aziende anche nel nord-est. E i sequestri avvenuti in questi mesi sottolineano che questi malnati sono tra noi. Tra noi. Se siete d'accordo con questa domanda, dovete telefonare e mandarci il vostro messaggio, sì o no, e poi andremo a capire. Allora, apriamo il giornale perché sono molte le notizie e molti gli ospiti. Scia di sangue nel fine settimana sulle strade del Friuli. Una vittima in A4 alla barriera di Latisana. Omar Costantini. Un destino assurdo, soli 41 anni per Fabio Candussi, originario di Romans di Sonzo, ma residente a Villesso in provincia di Gorizia, che lascia nel dolore la moglie e il figlio. L'uomo ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di ieri, mentre stava facendo rientro a casa dopo aver trascorso il giorno libero al motoraduno di Lignano Sabbiadoro. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto ad opera della polizia stradale di Palmanova, intervenuta sul posto per i rilievi, il centauro avrebbe da solo perso il controllo della moto mentre entrava al casello autostradale della 4 alla Tisana in direzione Udine-Trieste. Caduto sull'asfalto e morto all'istante. Inutile ogni tentativo di soccorso. Fabio Candussi prestava servizio al settore volanti della questura di Gorizia ed era conosciuto e ben voluto dai più. I colleghi lo ricordano come una persona riservata e sempre con il sorriso sulle labbra. La notizia, diffusasi nella tarda mattinata, ha destato grande commozione e vasto cordoglio. Amici e colleghi si sono subito stretti attorno alla famiglia. La moglie, tra l'altro, è nativa di Cordenons. Scontro mortale invece ieri sera ad Alano di Piave. Siamo nel Bellunese, perde la vita un 49enne. Alessia Conforti. Domenica di sangue sulle strade del Trevigiano. Ieri sera, intorno alle 20, un terribile incidente si è verificato a Cornuda lungo la statale 667 tra via Cadore e via dell'Industria. Un uomo di 49 anni, residente ad Alano di Piave, Alfio Busnello, è deceduto a seguito dei numerosi politraumi riportati nello scontro tra la sua moto, una Honda SC70 bianca, e un Audi A6. Il centauro arrivava da Cairano e si stava dirigendo verso Feltre. Secondo una prima ricostruzione, la moto avrebbe toccato la fiancata dell'auto, perdendo in seguito il controllo del mezzo e terminando la folle corsa a lato strada. Per Busnello, originario di Pederoba e titolare di una ditta individuale, tutte le cure dei sanitari si sono rivelate inutili. Lascia una moglie ed una figlia di 18 anni. Sta riaperta nel tratto Latisana a Portogruaro, dove in direzione Venezia si era verificato un tamponamento in seguito al quale un mezzo pesante aveva perso una decina di rotoli d'acciaio sulla carreggiata. Incidente accaduto all'altezza della rampa di uscita dell'area di servizio di Fratta. Nonostante la sua battaglia, nonostante la giovane età e quindi quella forza che aveva, non è riuscito a vincere la leucemia. Alberto Comisso. Aveva solo 13 anni Samuele Liut. Si è spento ieri pomeriggio nel reparto di pediatria oncologica dell'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, dove si trovava ricoverato da tempo in seguito ad un peggioramento delle sue condizioni di salute. Abitava a Chionse e frequentava il secondo anno delle scuole medie.
Venerdì aveva compiuto 13 anni, aveva deciso di festeggiare la ricorrenza con alcuni amichetti, il personale medico e le maestre di scuola nel reparto di pediatria oncologica. Aveva scoperto di essere ammalato nel dicembre del 2012, era diventato pallido in volto e alcune parti del suo corpo si erano coperte di ecchimosi. Le analisi del sangue erano state impietose, Samuele Liut era ammalato di leucemia. I medici, tuttavia, avevano dato sin dal primo momento parecchie speranze a papà Renato, a mamma Orietta Gasparotto e ai fratelli Edoardo e Lucia. Era stato sottoposto a 2 trapianti di midollo, il suo corpo sembrava aver reagito bene anche alle cure. La notizia della sua scomparsa, che arriva a soli 2 giorni di distanza dalla morte di Elia Rosarine, l'11enne di San Vito al Tagliamento, vinto anche lui dalla leucemia, ha gettato nello sconforto l'intera comunità di Chions. I funerali di Samuele si celebreranno mercoledì alle 16 nella parrocchiale di Chions, dove domani sera alle 20 è in programma una messa in suo suffragio. Queste sono notizie incredibili, non vorresti mai né leggere né ascoltare. 39 anni, è stata trovata senza vita all'interno del parcheggio della Zoppas Arena. Siamo a Conegliano, vediamo cosa è accaduto. Sarà l'autopsia a rivelare le cause esatte della morte della 39enne Laura Casagrande di Pieve di Soligo, morta a seguito di un possibile infarto nel parcheggio della Zoppas Arena a Conegliano alle 5 di domenica mattina. Qualche ora prima il palazzetto aveva ospitato il concerto dei Negramaro. La donna, assieme ad un uomo di origini straniere, si sarebbe appartata in macchina nel parcheggio deserto dopo una serata trascorsa nei locali. Ad un certo punto, colta da malore, il suo cuore ha cessato di battere nonostante i soccorsi allertati dall'amico impaurito. La 39enne soffriva di problemi cardiaci e al momento sembrano esclusi categoricamente riferimenti ad assunzione di sostanze stupefacenti. I rilievi di legge sono affidati ai carabinieri di Conegliano che attendono gli esiti dell'esame autoptico per chiudere il cerchio sulla tragica vicenda. Una donna, il corpo meglio di una 68enne, è stato recuperato oggi pomeriggio nel fiume Sentiron. Siamo a Prata di Pordenone, il servizio lo firma Alberto Commisso. L'allarme è scattato alle 15.10 quando un passante ha visto una persona salire sul ponte del Sentiron lungo la strada che collega Porcia a Prata e lanciarsi nel vuoto da un'altezza di 15 metri. Il testimone, dopo aver inutilmente cercato di non perdere di vista la donna, ha lanciato l'allarme ai soccorsi che hanno concentrato le loro ricerche nella zona dove il fiume Meduna incontra le gelide acque dell'Ivenza. Sul posto è subito arrivata una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Pordenone insieme al soccorso fluviale alpino e del 118. I pompieri, dopo aver circoscritto la zona seguendo le indicazioni precise del testimone, hanno individuato il corpo ormai privo di vita. Si tratta di quello di Claudia Diana, 68 anni, pensionata, residente a Prata. Dopo averlo recuperato, grazie anche all'utilizzo di alcuni galleggianti, la salma è stata trasferita nella cella mortuaria dell'ospedale di Sacile. Le indagini sono state coordinate dai carabinieri della sezione di Prata, unitamente ai militari dell'arma della stazione di Fontana Fredda. A coordinare la viabilità, che ha subito forti rallentamenti, è intervenuta una pattuglia della Polizia Municipale di Porcia. Giallo invece ad Este, una donna è stata trovata senza vita nella sua abitazione e si fa largo la pista dell'omicidio. Giallo ad Este in provincia di Padova, dove questa mattina intorno alle 9 è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna di 73 anni, Liliana Armellini, all'interno della sua abitazione situata in via Pilastro 71, vicino al ponte della Torre. Era in camera da letto, completamente messa sottosopra, con le caviglie legate dal nastro isolante. Il corpo pare non avesse tuttavia segni di violenza, anche se i carabinieri stanno lavorando a 360 gradi sul caso. La via questa mattina è stata completamente interdetta al transito. A chiamare i soccorsi era stata la badante intorno alle 7.30, una volta constatato che la donna non le apriva la porta. L'ultima volta l'aveva vista ieri sera e pareva che tutto andasse bene, ma che cosa è successo nella notte? I militari dell'arma non escludono alcuna pista dal passaggio dei ladri ad un'aggressione per motivi ancora sconosciuti. Di certo, con il passare delle ore, sembra solo che la morte non sia sopraggiunta per cause naturali, ma per omicidio. Il tutto in una via dove solo sabato sera 2 auto erano state date alle fiamme, motivo in più per allargare le indagini. In supporto dei carabinieri anche le telecamere di videosorveglianza.
Bomba d'acqua nel Milanese e in Veneto nel pomeriggio di oggi, ma anche danni, seppur contenuti, nel Friuli occidentale. A Budoia e a Prata sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per mettere in sicurezza dei ruderi. Un fulmine ha colpito invece un'abitazione in via Belvedere a Cordovado, provocando un cortocircuito che ha incendiato la canna fumaria. Un forte vento misto a pioggia ha causato poi la caduta di diversi alberi, con l'intervento ovviamente dei vigili del fuoco. In via Dalmazia, a Montreale Valcellina, invece attimi di paura per i residenti di Nanzuno, in quanto un palo della Telecom, proprio a causa del forte vento, era stato messo in condizioni di crollare da un momento all'altro. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco. Torniamo alla cronaca con gli arresti. Allora, Matijevic, il nostro collega Daniel Matijevic della redazione di Trieste, ci parla di un cittadino croato arrestato. Un cittadino croato, GS, queste le sue iniziali, di anni 36, è stato arrestato nel fine settimana in località Pese dagli agenti della quarta zona di polizia di frontiera, settore di Trieste. Il comunitario era destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nel 2004 dal Tribunale di Marsala. L'uomo è infatti ritenuto responsabile di un furto in abitazione avvenuto in provincia di Trapani. Ora si trova nel carcere di Via del Coroneo a disposizione dell'autorità giudiziaria. GS è stato identificato durante le consuete attività di retrovalico rafforzate dalla presenza di personale dell'esercito italiano in forza al reggimento Piemonte Cavalleria di Trieste nell'ambito dell'operazione Strade Sicure. Il cittadino croato viaggiava a bordo di un'autovettura con targa francese in arrivo dalla Slovenia. 27 anni. Colombiano si è gettato dal ponte sul Tagliamento alla Tisana nel primo pomeriggio, poco dopo le 14, è stato salvato dai pompieri. L'uomo è stato ricoverato nel reparto di psichiatria all'ospedale di La Tisana. Tre arresti invece per droga a Tolmezzo. Omar Costantini. Tre ragazzi di 19 anni sono stati posti agli arresti domiciliari dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Tolmezzo, in esecuzione di un'ordinanza d'arresto emessa dal tribunale per estorsione aggravata e continuata, consumata e tentata. La vicenda trae origine da un'indagine compiuta nel novembre dello scorso anno dai militari d'allarma, in cui un gruppo di 10 giovani, alcuni dei quali minorenni, erano stati denunciati e segnalati all'autorità amministrativa per possesso e spaccio di stupefacenti e favoreggiamento. I tre, venuti a conoscenza che altri due compagni implicati nella vicenda li avevano accusati, li avevano costretti in più occasioni a consegnare denaro tra i 50 e i 100 euro, motivando le continue richieste per sostenere le spese legali. Ancora sul fronte della lotta agli stupefacenti, in Veneto con Rosario Padovano. È accaduto al ponte sul fiume Livenza, ancora un colpo nella lotta alla droga, è stato messo a segno dai carabinieri della compagnia di Porto Gruaro, i quali, grazie ai militari dell'arma della stazione di Sanstino, hanno tratto in arresto in flagranza di reato TL, 28 anni, residente a Jesolo ma da tempo domiciliato a Torre di Mosto. Nel complesso i militari hanno recuperato 6 grammi di cocaina, già suddivisa in 14 dosi, 10 grammi di hashish, suddivisi però in 7 involucri singoli, e alcuni grammi di droga altrettanto pericolosa, l'MDMA, le anfetamine, molto in voga, soprattutto tra i giovanissimi. Andiamo a Verona perché la polizia stradale ha arrestato due persone e ne ha denunciato una trentina in una serie di interventi effettuati in collaborazione con l'ufficio della motorizzazione per contrastare il fenomeno delle patenti ottenute in modo fraudolento. Dalla sostituzione di persona all'aiuto a distanza attraverso sofisticati e quasi invisibili strumenti elettronici, per finire con la più classica falsificazione di patenti stranieri con le quali chiedere poi la conversione ed ottenerne una italiana. È ampio il campionario di casi scoperto. L'Italia non mantiene le promesse sui controlli al Brennero, l'Austria non ci pensa due volte e al confine invia un centinaio di poliziotti contro il flusso dei clandestini e ci dicono siamo solo all'inizio. Alessio Conforti.
In Austria il numero di ingressi illegali continuerebbe a crescere nonostante le promesse del Viminale su maggiori controlli al confine. Vienna in tutta risposta manda un centinaio di poliziotti al Brennero per ispezionare da cima a fondo tutti coloro che mettono piede sul suolo austriaco. Secondo il Viminale, tuttavia, i numeri non sarebbero corretti e a tirare le file ci pensa il sottosegretario all'interno con delega all'immigrazione Domenico Menzone, che parla di sole 14 persone in tutto, di cui 5 richiedenti asilo in altri paesi, 4 espulsi dall'Italia, 2 minori, un arrestato e 2 riammessi dall'Austria. Senza dimenticare, questo sì, il rafforzamento operativo della polizia ferroviaria italiana in tutte le stazioni del Triveneto. In Austria, dicono da Roma, siamo in campagna elettorale, ma oltre confine non badano a polemiche. Da domani il contingente di 80 poliziotti entrerà in servizio, in attesa di sapere che fine farà l'ipotesi delle barriere, un progetto accantonato, ma secondo i più maligni solo per il momento. La Guardia di Finanza di San Giorgio di Nogaro ha denunciato i titolari di 2 distributori di carburanti autorizzati ad erogare benzina agevolata che all'insaputa dei clienti avrebbero usato più volte la medesima tessera, gonfiando i litri di carburante agevolato erogato poi oggetto di rimborso da parte della Regione. Incrociando i tabulati acquisiti dalla Camera di Commercio di Udine è stato possibile ricostruire nell'ultimo triennio perlomeno 3.790 erogazioni indebite di carburante per quasi 80.000 litri che hanno consentito agli autori della truffa di intascare oltre 16.000 euro. I gestori sono stati denunciati per truffa aggravata nei confronti della Regione Friuli Venezia Giulia, la quale sta inoltrata comunicazione per ottenere la restituzione dei rimborsi indebitamente concessi. Maxi truffa invece all'INPS, 3 le denunce in regione. Omar Costantini. Ha riguardato 19 regioni italiane e 81 province l'operazione della Guardia di Finanza che ha portato alla denuncia di 517 persone accusate di aver indebitamente percepito dall'INPS l'assegno sociale. La truffa ai danni dello Stato è stata quantificata in 16 milioni e mezzo di euro. In Friuli Venezia Giulia sono state denunciate 3 persone che avrebbero ottenuto complessivamente, senza averne diritto, 150.000 euro. Sono stati accertati 511 casi irregolari e sono state denunciate 517 persone per truffa continuata ai danni dello Stato e della collettività. Dei 3 soggetti coinvolti nella nostra regione, 2 sono della provincia di Udine, 1 di quella di Trieste. L'attività ha consentito non solo di iniziare a recuperare le somme indebitamente percepite dai responsabili, ma anche di far risparmiare alle casse dello Stato 3 milioni di euro l'anno per i prossimi esercizi. L'Ascom Confcommercio di Pordenone è in lutto. È deceduto all'hospice di San Vito al Tagliamento dopo aver combattuto per oltre un anno contro la malattia che non gli ha dato scampo Francesco Turrin, lo vediamo in questa telefoto, 55 anni, funzionario stimato all'interno della struttura provinciale di categoria. Lascia nel dolore la moglie Daniela e i figli Federico ed Elisa, rispettivamente 22 e 20 anni, entrambi studenti, nonché la mamma Maria Pia. Residente a Cordenone, Francesco era entrato a far parte della grande famiglia dell'Ascom, occupando l'incarico come consulente fiscale e contabile e più recentemente nel settore del credito alle imprese, licenze amministrative e pratiche per nuove aperture commerciali. Con professionalità e impegno costante aveva svolto le proprie mansioni fino all'anno scorso, quando si sono manifestati improvvisamente i primi sintomi della malattia. Dopo una delicata operazione e varie terapie, le sue condizioni però si sono ulteriormente aggravate fino al ricovero la scorsa settimana all'hospice di San Vito, dove i medici nulla hanno potuto fare se non alleviare la sua sofferenza. L'Ascom di Pordenone ha espresso profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia. Il presidente provinciale Marchiori, che proprio a luglio dello scorso anno lo aveva premiato per oltre 30 anni di lavoro nel corso del 70° anniversario di Confcommercio, il responsabile del territorio e vicepresidente Fabio Pillon, il direttore Massimo Giordano, i vari rappresentanti delle categorie e i presidenti mandamentali. I funerali di Francesco Turrin saranno celebrati dopodomani mercoledì alle 16 nella parrocchia di San Pietro a Sclavons, mentre domani martedì alle 19.15 sarà recitato il rosario. L'Ascom chiuderà per lutto mercoledì pomeriggio. Per volontà della famiglia non fiori ma offerte volontarie che saranno poi devolute all'hospice di San Vito. Alla famiglia di Francesco Turrin, che abbiamo conosciuto, le nostre personalissime condoglianze, comunque le condoglianze dell'intero gruppo di Tele Pordenone.
Orrore a Spinea per una doppia mattanza che ha causato la morte di centinaia di animali presso un'oasi verde. L'ultima incursione è questa notte. Tutte le piste sono aperte, compresa, pensate, quella satanica. Alessio Conforti. Non bastava il raid di sabato notte, costato la vita a centinaia di animaletti presso l'oasi verde di Spinea in via Unità 7. Centinaia di coniglietti, porcellini d'India e diversi esemplari di galline e anatre sono stati massacrati e presi a botte dai vandali che li hanno lasciati senza vita all'interno della Onlus SOS Natura di proprietà del titolare Enrico Piva. Anche nella notte appena trascorsa un secondo blitz ha sterminato gli ultimi animaletti rimasti in vita, sollevando una protesta nazionale da parte delle associazioni animaliste. Al lavoro sul fatto ci sono i carabinieri che in queste ore stanno cercando di capire chi ci sia dietro a queste azioni cruente verso una realtà che raccoglie i cuccioli provenienti da tutto il Veneto. Al vaglio tutte le piste, vandali, teppisti, balordi, persino satanisti, e nel frattempo in via Unità tante persone si sono strette attorno al titolare per non fargli mancare il loro appoggio, con la speranza che tutta la giustizia, considerata anche quella divina, possa far pagare ai responsabili le loro pene. Ecco, queste cose sono cose ignobili, che personalmente non capisco e non accetto, no? Poi magari se trovi, no, quello che sta stuprando tuo figlio ai 12 anni, se tu lo trovi mentre sta stuprando tuo figlio ai 12 anni e prendi un martello e gli sfasci le ginocchia al pedofilo, vai in galera. E queste sono cose, insomma, che mi lasciano veramente l'amaro in bocca. Uccidere degli animali indifesi, perché? Che senso ha? Solamente dei malati mentali, lo dico, mentali, malati mentali possono fare queste azioni, malati mentali che non devono nemmeno essere curati, devono essere messi in condizioni di non nuocere, perché non sono malati mentali, sono persone, queste qua, che si vedono tutti i giorni. E lo sto notando anche, lo dico, sui social network ci sono persone veramente che dovrebbero essere prese a scudisciate. C'è un filmato di un poliziotto che per 1.100 euro deve difendere la collettività contro i Black Bloc a Roma sabato. Questa manifestazione di questi antagonisti democratici. Dalle ceneri dell'AMPI nascono i democratici, benissimo. Però democrazia significa che la mia libertà termina dove inizia quell'altra. E invece cosa accade? Accade che c'è una manifestazione diversa dalle loro teste quadre e a spicchi, e loro cosa fanno? Siccome c'è la polizia e non possono andare, no, a confrontarsi, sfasciano le vetrine dei negozi a Roma. La polizia cosa fa? Interviene. Un poliziotto viene preso da questi malnati e viene letteralmente massacrato di botte. Posti il filmato e guarda che le reazioni di queste di questi scempi. Ha voluto fare il Rambo, gli sta bene. E io auguro che un giorno o l'altro vengano a incendiare questi a casa tua, no? Sì. La polizia sempre di mezzo. Io spero che venga, perché questi qua sono qua da questi. Io spero che arrivi qualcuno. Cioè, questa qua è gente che non merita nessuna comprensione. A me personalmente non ho nessuna pietà. Anzi, spero che un domani, quando ci sarà un governo vero, votato dalla gente, e questo governo poi, il ministro dell'interno, invece di fare le chiacchiere e le barzellette, cioè siamo la barzelletta del mondo. Due settimane fa ci ha raccontato che tutto era a posto con l'Austria, con il Brennero, e è stato trovato l'accordo. Alfano aveva detto che è stato trovato l'accordo. Questi qua hanno detto: ma questo qua è scemo. Noi ti mandiamo i militari perché non ci fidiamo di voi. Ci sono 80 militari piazzati al confine del Brennero da oggi. Perché ci raccontano le balle? Io spero che vada un governo, no, con un ministro votato dalla gente, non mi interessa di che votato. E che questo ministro dia la possibilità alle forze di polizia di reagire con le pallottole di gomma, per esempio, senza tanto pensarci, come in tanti paesi europei, come in tanti paesi civili. Se proprio non vogliamo
che la pistola colpisca, no? L'assassino, e poi ovviamente chi va in galera non è l'assassino, ma è il poliziotto, almeno le pallottole di gomma. Cioè, non trovo nulla di strano. Il Veneto non è immune alle presenze mafiose, nemmeno il Friuli Venezia Giulia, specie della camorra con l'estorsione connessa all'usura. Sono più che raddoppiate le confische dagli 88 beni del 2013 ai 186 del 2015. L'analisi è di Union Camere Veneto e Libera. Nelle regioni del nord sono 15 le organizzazioni attive nel traffico e nella vendita di droga, di cui 3 in Veneto, dove 'Ndrangheta, camorra e Cosa Nostra si spartiscono traffici e profitti con le organizzazioni straniere. La Guardia di Finanza ha rilevato 4.500 segnalazioni di operazioni finanziarie sospette che mettono il Veneto al 7° posto nella graduatoria delle regioni italiane. Nella mappatura rimangono le 4 società già censite. Sanguinetto, nel Veronese, Venezia, Belluno, ma se ne aggiungono altre a Rovigo, a Verona. Ma del resto il nord-est è una zona che attrae, e chi? Che attrae il denaro sporco. Allora cosa fanno? Entrano dentro, diventano, come posso dire, soci, mandano i loro omini, poi fino a che l'imprenditore viene cacciato. Andate a vedere cosa è successo a Budoia anche qualche giorno fa. A Budoia hanno chiuso un'azienda, fallimento, e questi qui fanno parte di tutte queste belle famiglie. Era il 23 maggio, dicevamo, del 1992, alle 17.58, quando deflagrarono mille chili di tritolo a Capaci, uccidendo Falcone, la moglie, la scorta. Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, in una sua nota, ha voluto ricordare tutti coloro che per il bene della collettività hanno dato la loro vita, quanti ogni giorno, ha detto, si sacrificano per noi. E allora Maurizio Pizzato. Il 23 maggio deve diventare una giornata in cui commemorare le vittime delle mafie e insegnare ai nostri giovani il valore dell'impegno democratico e civile, che vede appunto in questa data, come nel 19 luglio per la strage di Via D'Amelio, un simbolo autentico davanti al quale è doveroso chinare il capo. Mafia, camorra, 'ndrangheta, tutte le associazioni criminali vanno combattute innanzitutto con la cultura, l'informazione, il dibattito e la memoria. Penso di interpretare il pensiero di tutto il Consiglio regionale del Veneto nel rendere onore e omaggio alle vittime della mafia, agli agenti Vito Schifani, Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro, a Francesca Morvillo, ai giudici Giovanni Falcone, morti nella strage di Capaci, e a Paolo Borsellino e agli agenti assassinati nella strage di Via D'Amelio, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Eddy Cosina e Claudio Traina. Non possiamo dimenticare le parole di Rosaria Costa, vedova dell'agente Vito Schifani assassinato nella strage di Capaci, che rivolta ai massimi rappresentanti delle istituzioni della politica giunti a Palermo per i funerali delle vittime, tra le lacrime disse: «Io vi perdono, ma voi vi dovete mettere in ginocchio». Quelle parole oggi ritornano e credo che noi tutti oggi dovremmo metterci in ginocchio, ricordando Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e i 3 agenti della scorta, appunto Vito Schifani, Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro, e tramite essi quanti nelle forze dell'ordine, nella magistratura, nelle istituzioni sono morti per combattere il crimine. Allora, a sorpresa in Austria ha vinto il verde Van der Bellen con il 50,3%. Il neopresidente è figlio dei rifugiati estoni dopo l'invasione sovietica nel 1940. Alexander Van der Bellen è il nuovo presidente della Repubblica Austriaca dopo lo spoglio dei voti per posta, sconfiggendo Norbert Hofer, che ha ammesso la sconfitta. Gentiloni, sollievo per l'Unione Europea e per l'Italia. Io non capisco questa gente qua non è stata nemmeno eletta, no? Dovrebbe, cioè, poi parlerò all'interno della gabbia della Boldrini, cosa ha detto. Non capisco perché il ministro Gentiloni intervenga. Cioè, saranno i cittadini Gentiloni a eleggere il presidente, i consiglieri? Sarebbe bello che ogni... Siete là senza nemmeno aver avuto il voto, cosa volete parlare? Allora, il presidente del Friuli Venezia Giulia Seracchiani ha incontrato oggi il presidente della regione Veneto Zaia e del Land della Carinzia, giusto, Peter Kaiser. Allora andiamo ad ascoltare le dichiarazioni.
A settembre, proprio all'esito del lavoro fatto dal tavolo tecnico all'interno del GECT, a cui partecipa la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, del Veneto, della Carinzia e anche della provincia di Trento e di altre regioni, lavoreremo a questo, anzi lavoreremo, è ormai fissato il progetto che si svolgerà nelle giornate dal 15 al 18 settembre, che sono esattamente quelle della seconda scossa del terremoto del 1976, sono previste una serie di esercitazioni che verranno fatte dalle diverse colonne mobili delle diverse regioni che interesseranno tutte le province del Friuli Venezia Giulia. Il nostro futuro obiettivo, quello più prossimo, è quello di chiudere la partita di Istria, cioè l'ingresso della Regione Istria nel GECT, tant'è vero che una delle deliberazioni di oggi prevede appunto tutta una serie di attività da parte delle tre nostre regioni, quindi Carinzia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, a sostegno dell'ingresso dell'Istria. Quindi chiediamo anche oggi ufficialmente al governo croato di dare da subito l'autorizzazione all'ingresso dell'Istria. Per me è molto importante che anche proprio il popolo delle tre regioni vede come queste azioni di transfrontaliere abbiano successo appunto con una misura concreta come queste, quando si parla della protezione civile per esempio. Ci sono tante esercitazioni che poi portano a una buona collaborazione e così anche la popolazione vede che è qualcosa di concreto. Visita a Triestina oggi per il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali Dario Franceschini, accompagnato dalla Presidente del Friuli Venezia Giulia, Deborah Siracchiani, dall'Assessore regionale alla Cultura Gianni Torrenti. Visita iniziata al Museo Ferroviario di Campo Marzio. La dichiarazione. Qui c'è un patrimonio straordinario, unico, in una posizione geograficamente perfetta per i grandi flussi del turismo italiano e internazionale. E c'è una fondazione che unisce già i diversi livelli istituzionali e quindi la nostra intenzione è di fare sempre più sinergie e di andare verso l'integrazione sempre più forte, perché quando un turista arriva in Italia o arriva a Aquileia, mi interessa molto poco chi gestisce il museo, se la fondazione, se lo Stato, se la Regione. Gli interessa avere un'offerta integrata che valorizza fino in fondo il patrimonio, lo tutela e lo valorizza. Quindi andremo in questa direzione. Il Consiglio regionale invece della Friuli Venezia Giulia, in Consiglio regionale è meglio. Questa settimana lavorano commissioni e comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione. In particolare domani a riunirsi alle 10 sarà il comitato per la legislazione convocato per esaminare la relazione sugli adempimenti in materia di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche. Andiamo a vedere e a conoscere tutto i lavori del Consiglio regionale del Veneto. L'agenda dei lavori del Consiglio regionale del Veneto fino al 27 maggio sarà contraddistinta dalla seduta straordinaria del Consiglio regionale convocato alle 17 del 25 maggio per la discussione della mozione relativa al tema Stop alle nuove escavazioni nell'alveo del fiume Brenta e dalla triplice convocazione della quinta commissione consiliare. La Commissione Sanità infatti è stata convocata per l'intera giornata di martedì 24 maggio e in seduta antimeridiana alle ore 10.30 di mercoledì 25 maggio, nonché per l'intera giornata di giovedì 26 maggio. All'ordine del giorno l'esame del progetto di legge 23 relativo all'azienda zero e numero 74 Agenzia Veneta Sociosanitaria. Rilancio del turismo in Friuli Venezia Giulia, lo sottolinea il vicepresidente della regione Friuli Venezia Giulia, nonché assessore competente Bolzonello, al collega della redazione di Udine Omar Costantini. Assessore Bolzonello, possiamo dire la parola volano come ripartenza del turismo in Friuli Venezia Giulia? Ma volano perché? Perché in questo caso 5 sindaci hanno saputo ragionare su un valore che hanno nel loro territorio, che sono questi boschi che da 2000 anni continuano ad essere un valore. Alcuni di questi sono intonsi da 2000 anni senza che ci sia stato un reimpiantare, ma sono proprio stanziali da allora, e hanno saputo da questo valore che hanno nel territorio
proporlo e proporlo con una manifestazione importante come questa. Adesso il passaggio successivo è quello di dire: questa manifestazione, che è una manifestazione prettamente locale, può diventare una manifestazione a livello regionale, cioè di promozione di un intero territorio, e in questo caso mi riferisco ovviamente al litorale, alla laguna, cioè a Lignano e a tutta la laguna retrostante. Se questo sarà, e io sono convinto che questo possa essere, è evidente che questo diventa un progetto di promozione e un volano straordinario rispetto al futuro. Quindi la risposta alla sua domanda è sì, è volano se fatto e se declinato in questo modo, quindi in modo professionale, ma nello stesso tempo di grande attenzione a un prodotto che cinque sindaci illuminati hanno saputo proporre. Il 2015 per il Friuli Venezia Giulia è stato un anno positivo per manifattura, logistica e specie nel secondo semestre per commercio e servizi all'ospitalità. Lo ha affermato oggi il presidente di Unioncamere Friuli Venezia Giulia, Giovanni Pavan, intervenendo alla 14ª giornata dell'economia a Trieste. Firmato intanto oggi il protocollo di collaborazione fra la Regione Autonoma Friuli Area, Agenzia Regionale per il Lavoro e la Società Umana S.p.A., per attivare sul territorio una sinergia di servizi pubblici e privati capaci di assicurare ai lavoratori coinvolti nella crisi COPCA maggiori opportunità di impiego e di reingresso nel mercato del lavoro. Si prospettano invece disagi per i viaggiatori delle linee ferroviarie. Dalle 21 di domani sera alle 18 di mercoledì, infatti, è stato indetto uno sciopero nazionale da parte delle organizzazioni sindacali CUB Trasporti, USB, Lavoro Privato e il Coordinamento Auto Organizzato Trasporti. Al picchetto potrebbe partecipare anche il personale delle Ferrovie Italiane. Per i treni regionali saranno garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9. Le frecce invece circoleranno regolarmente. Europa Giovani 2016, nel segno di Giulio Regeni, che aveva partecipato a 3 edizioni del concorso Contesine inviate da Cambridge e premiate dal 2012 al 2014. Premiati ieri provenienti da Milano, Torino, Oxford, Padova, Bologna, Napoli, Verona. La meglio gioventù italiana che guarda all'Europa, però ad una Europa concreta e non basata come ora solamente sulle banche, sui banchieri e sull'euro. Dicevamo ieri la grande festa alla Casa dello Studente e qui abbiamo le dichiarazioni in particolare della presidente dell'IRSE, Laura Zuzzi. È stata una bella giornata di festa questa di Europa Giovani 2016, veramente all'insegna di questi ragazzi in cui sarà una frase fatta, ma bisogna veramente aver fiducia, perché hanno delle capacità notevoli di analizzare i problemi, di esprimersi anche in inglese, perché una delle regole ormai del nostro concorso per i più grandi è di fare sempre un riassunto in inglese del loro scritto. E molti di loro, quelli universitari, erano presenti proprio solo in video, perché sono ragazzi che si sono vinti magari anche delle borse di studio in università straniere, a Parigi, a Copenaghen, in Germania. Veramente un bel messaggio da questo, come in crescita poi proprio anche numericamente oltre che di qualità, perché sono stati 454 i partecipanti quest'anno. Le tracce diversificate come ogni anno, molto particolari e anche molto impegnative. Quest'anno gli universitari potevano scegliere di parlare di Europa vista dall'Africa o anche di donne, diritti civili, di turismo culturale come occasione per elevare le visioni stereotipate della nostra Europa. Molte tematiche serie e importanti anche per i piccoli, che le hanno svolte in maniera veramente spumeggiante. Torniamo a qualche giorno fa, torniamo a Bibione con l'arrivo del Giro d'Italia. Rosario Padovano in quell'occasione ha avvicinato il tecnico nella Nazionale Italiana di Ciclismo, Davide Cassani. E allora abbiamo il servizio. Cassani, commissario tecnico della Nazionale, quali indicazioni utili da questo Giro in prospettiva Olimpiade e Mondiale? Prospettiva Olimpiade di Nibali. E Ulissi, no?
Volessi, devo parlare con Diego perché il percorso è molto impegnativo. Diego sta attraversando un ottimo periodo di forma, il corridore che su salite brevi è molto forte. Però sai, l'avvicinamento ideale sarebbe quello del Tour de France e quindi con Diego, finito questo Giro d'Italia, ne parleremo. La famiglia Pozzo ha venduto la squadra del Granada ai cinesi del colosso del marketing sportivo The Sports. L'affare vale 37 milioni di euro e la firma dell'accordo è stata sottoscritta alcuni giorni fa a Londra da Gino Pozzo, figlio del paron Giampaolo. Ai Pozzo dunque rimangono le proprietà dell'Udinese e della squadra inglese del Watford. E ci colleghiamo telefonicamente ora, come da storyboard, con l'allenatore del Pordenone, Bruno Tedino. Ieri il Pordenone ha giocato a Pisa, ha perso 3-0 questa prima partita di andata, semifinale di andata, ci sarà il ritorno al Bottecchia. Il calcio è bello perché anche i risultati più importanti si possono stravolgere. Giustamente io mi ricordo la partita Milan-Liverpool, quando il Milan vinceva oramai portando a casa la Champions League 3-0, poi il Liverpool alla fine vinse la Champions League. Penso a tante altre partite, quello che io ho detto, io dopo la partita invio sempre i messaggi al mio amico Big Ors e al presidente Lovisa, quello che ho detto ieri e anche su Facebook, ho scritto: ragazzi, nulla è perduto. Si può, se ovviamente si è tutti d'accordo, superare o quantomeno non avere rimpianti. Non avere rimpianti. Non scendere in campo arrendevoli domenica, ma scendere in campo consapevoli e soprattutto mettendoci il cuore. Chi non ci sta rimanga pure negli spogliatoi. Sbaglio o ho detto bene, Bruno? No, ho detto esattamente così, lo sai. Non c'è niente di clamorosamente diverso, perché detto in maniera molto serena, perché ci ha sempre contraddistinto una stagione con ragazzi meravigliosi, perché sottolineo che la squadra è composta da ragazzi meravigliosi che 10 minuti, un quarto d'ora di partita non possono assolutamente le qualità che hanno avuto e quello che hanno regalato a questa città. E ci proveremo con tutte le nostre energie, perché noi non siamo sazi di niente. Abbiamo perso una partita in maniera netta, bisogna riconoscere che il Pisa ci è stato superiore, che noi abbiamo anche ingigantito le loro grandi qualità, però vogliamo fare una partita fortissima per tre motivi. Uno, perché ci crediamo; due, per il rispetto di tutta la gente e tutto il popolo che ci ha seguito in questa stagione; terzo, perché abbiamo una dignità e un orgoglio da difendere contro tutto e contro tutti. Siamo carichi, lo vogliamo dimostrare facendo una partita, seppure in grandi in difficoltà di organico, e questo bisogna dirlo, però faremo di tutto per fare una partita importante e per far sì di avere un domani sempre quello spirito battagliero che ha sempre contraddistinto almeno la mia persona e quello dei ragazzi in questa annata. Ho visto un Pordenone rispetto, come in alcune, non in tutti, come timoroso, e ci credo, poi in uno stadio con oltre 14.000 persone. E poi sono rimasto sorpreso, Bruno, dalle ripartenze, specialmente la prima e la seconda del Pisa, no? Solitamente noi in difesa siamo quelli che... lì sono rimasto un attimino perplesso. Puoi spiegarmi cos'è accaduto? Beh, intanto bisogna riconoscere le qualità di contropiedisti che ha il Pisa. Certo, certo. Noi le abbiamo ingigantite commettendo degli errori. Credo che la cosa stranissima è che l'impatto sulla partita sia stato eccezionale da parte nostra, perché abbiamo mantenuto il possesso, abbiamo fatto anche un paio di conclusioni e quindi l'impatto sulla partita è stato buono, è stato positivo. Quello che noi abbiamo sbagliato sono stati i posizionamenti, diciamo, nel primo e nel secondo gol. In quel momento lì, sul 2-0 a 75 minuti alla fine della partita, c'è la possibilità veramente di incorrere in una goleada in quell'ambiente del genere. Diciamo che il Pordenone di ieri è stata una squadra che secondo me non ha sbagliato né l'approccio né tantomeno diciamo la partita dal punto di vista tecnico-tattico. Secondo me ieri il Pordenone ha sbagliato a non avere la solita bava alla bocca e questo dicevo, la rabbia,
tante partite, questo la bava la bocca. Sì, e abbiamo sofferto sicuramente la fisicità del Pisa, perché ha una fisicità veramente enorme, e quindi questo ne abbiamo sofferto, unito anche a tutto quello che veniva ieri amplificato, perché 14.000 persone che ti spingono è qualcosa di importante. Però ecco, noi non dovevamo dare la spinta necessaria affinché questo succedesse, quindi sappiamo dove possiamo migliorare, sappiamo che possiamo reagire, possiamo fare delle cose ancora importanti. Chiaramente la percentuale di riuscita è bassissima, ma quella piccola percentuale vogliamo giocarsela fino alla fine. Un abbraccio Bruno e buon lavoro per questa settimana, un abbraccio anche ai giocatori, se lo meritano tutto. Grazie ancora all'amico Bigors. E allora un'altra partita, una partita da vincere, è caduto a San Vito al Tagliamento ed è stata una partita per aiutare i bambini ammalati, bambini oncologici. Alberto Comisso. Lo scopo dell'evento di oggi è di aiutare altri due piccoli amici, due bambini ammalati di leucemia, Chiara e Nicolas. Niente, abbiamo voluto fare questo evento appunto per aiutarli, perché come gli altri eventi sappiamo che le loro famiglie hanno bisogno di un aiuto. Il nostro campione Elia era quello che voleva, l'avevo nominato anche mio vicepresidente, perché lui, anche avendo solo 11 anni, quello che voleva era aiutare i bambini ammalati, quelli che stavano poco bene. Infatti, come ho detto anche prima, il giorno del suo compleanno, il 16 febbraio, no, dalla sua classe non ha voluto nessun regalo, ma ha voluto solo delle bustine, come ha detto lui, con dei soldini per aiutare i bambini ammalati come lui. E quindi niente, siamo qua oggi per lui, siamo, è un giorno speciale. Quindi abbiamo cominciato stamattina già servendo la colazione con brioche, caffè, muffins, accogliendo poi i piccoli amici che sono bambini da 5 a 8 anni che hanno disputato il torneo di questa mattina, perché stamattina abbiamo avuto i nostri bambini della zona. E poi abbiamo avuto il pranzo con un riscontro interessante, abbiamo avuto molta gente che si è fermata per mangiare qualcosa con noi, abbiamo preparato panini, pizze, abbiamo avuto generosi sponsor che ci hanno messo a disposizione tutti gli strumenti per realizzare una giornata di festa a tutto fondo. Quindi sicuramente una giornata di sport, ma una giornata di grande festa all'insegna della solidarietà. Tutto a favore dei bambini malati di tumore. Allora, apriamo la gabbia, la famosa gabbia. La nostra rete televisiva mette a disposizione delle persone, uomini e donne, che si candidano alle amministrative, spazi autogestiti a pagamento. Vedete i nostri indirizzi telematici, le email, appunto, i numeri di telefono, il nostro indirizzo di sede, dove potete avere ulteriori informazioni. È vero che, amici, il processo di convergenza europeo impone la cessione di quote di sovranità. Così come è vero che viviamo in un'epoca in cui non possiamo restare indifferenti a quel che accade in questo vecchio continente. Ma è altrettanto vero che quando un popolo è chiamato ad esprimersi attraverso libere e democratiche elezioni, nessuno che abbia una carica di responsabilità in un'altra nazione, secondo il mio modestissimo parere, può arrogarsi il diritto di entrarvi a piedi uniti, neppure sotto forma di auspicio. Si tratta di una regola antica ed elementare, che però deve essere del tutto ignota a questa persona, la Presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini. Io consiglio a Laura Boldrini di andare in qualche cineteca e studiarsi come Nil Deiotti faceva la Presidente della Camera dei Deputati. Certamente non si è trovata per grazia ricevuta in quello scranno, cosa che invece dovrebbe solamente ringraziare il suo Dio, questa signora. La Presidente della Camera, che in queste ultime ore era Schengen, insieme ad altri esponenti di 14 paesi europei, ha perso un'ulteriore buona occasione per rimanere zitta, come dovrebbe fare una istituzione, una rappresentante delle istituzioni. Già quando parla fa, insomma, arrabbiare. Se poi parla a sproposito, allora non parla come Presidente della Camera dei Deputati, ma parla come Laura Boldrini, esponente di Sinistra, Ecologia e Libertà, e quindi fa propaganda, fa politica.
Insomma, cosa ha detto? Si è detta preoccupata dall'esito delle elezioni presidenziali in corso in Austria, dove sino a oggi non era esclusa la vittoria del leader Norbert Hofer. Ha vinto invece il verde con il 50.3%. Ci auguriamo, ha continuato questa signora, che prevalga il buon senso degli austriaci. Chi propina muri o l'invio dell'esercito alla frontiera non fa il bene del proprio paese e dell'Europa. Qui c'è una certa apprensione per l'esito di questa elezione. Qualcuno dovrebbe spiegare a questa signora, che è presidente per grazia ricevuta, che ogni popolo ha il diritto di scegliersi i governanti che più ritiene idonei, senza che questo debba essere sindacato dai rappresentanti istituzionali dei paesi vicini. A parti invertite non ci sembrerebbe una gran cosa nei nostri confronti. Quindi la Boldrini impari da Nilde Iotti, io ho detto Nilde Iotti, questa è la prima, impari a fare la presidente del Parlamento o vada a fare quello che magari sa non fare, tanto per essere chiari con questa qua. E allora oggi a Pordenone c'è stata la presenza di Matteo Salvini, il leader della Lega Nord. Si è incontrato al mattino con, tra l'altro, alcune rappresentanze di sindacati della polizia. Tra l'altro c'è anche una nota del segretario provinciale della SAP, Alessia Mazzolini, che dice: oggi lunedì il sindacato autonomo di polizia ha partecipato con interesse all'incontro indetto dall'onorevole Matteo Salvini alla Biblioteca Civica di Pordenone in merito alla sicurezza in questa provincia. All'evento erano presenti Massimiliano Fedriga, il candidato a sindaco. L'invito rivolto a tutte le sigle sindacali delle forze di polizia ha visto la sola presenza del sindacato SAP e del COISP. Sicuramente gli esponenti di riferimento delle altre sigle hanno perso un'occasione importante, atteso che gli organizzatori dell'incontro sono stati molto attenti alle molteplici criticità sollevate durante l'esposizione della situazione in questa provincia. E io penso che quando ci sono incontri con esponenti nazionali, le categorie e i sindacati di polizia dovrebbero essere uniti a Pordenone, in particolare dove c'è una situazione incredibile con persone oltre i 50 anni, insomma, che non possono mettersi a correre quando c'è un giovinotto di 20, insomma, che ti scappa, no? Quando c'è una sola auto per tutti. Io penso che si smussa per un momento, no, la differenza, ma ci si siede e ci si parla. Io la vedo così. E allora abbiamo avvicinato noi Matteo Salvini ponendogli alcune domande. Può partire l'AMPEC. Non è un momento normale, dove nel PD se le danno di santa ragione, insultano, offendono, presentano riforme imbarazzanti che terrebbero gli italiani, friulani, triestini, schiavi per i prossimi decenni, schiavi dell'Europa, delle scelte della Merkel, di Bruxelles, delle banche. Io non voglio vivere schiavo, me ne frega men che zero di quello che dice la Boschi e della difesa d'ufficio del suo amichetto Renzi. Qua c'è un'Italia che vuole vivere, vuole lavorare, vuole fare agricoltura, vuole fare commercio, vuole fare impresa, camminando per strada senza essere scippata e derubata. I dati che abbiamo raccolto anche stamattina a Pordenone ci dicono che aumentano i furti di giorno, aumentano le rapine di notte. In strada ci sono pochi uomini delle forze dell'ordine, perché lo Stato taglia, con un'età media superiore a 50 anni, e quindi vedete voi in che condizioni un uomo di 55 anni può inseguire due ventenni che hanno appena rapinato qualcuno. Quindi non si tratta di far promesse a vanvera, ma si tratta di riportare un po' di normalità, assumere un po' di poliziotti, un po' di vigili del fuoco e far rispettare le regole. Quindi far rispettare le regole vuol dire espellere le migliaia di clandestini che ci sono in giro, anche per Pordenone, per Trieste e per Udine, che nella migliore delle ipotesi non fanno niente dalla mattina alla sera. Nella peggiore delle ipotesi fanno, e fanno nelle case. Questa volta Alfano aveva detto che con l'Austria era tutto a posto, e invece gli austriaci, che non sono sciocchi come tanti italiani, avevano capito con chi avevano a che fare, e al Brennero da oggi ci sono i militari. Ma se voi prendete delle dichiarazioni di Alfano del settembre scorso, esultava la faccia di Salvini dicendo: io ho ottenuto un grande risultato a Bruxelles, manderemo via negli altri paesi d'Europa 40.000 immigrati. È passato ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ne hanno mandati via 500, se è tanto, ce ne sono 39.500 ancora in giro per l'Italia. Chiaro che l'Europa ci vede come gli scemi del villaggio, chiaro che gli austriaci fanno il loro mestiere, difendono chi entra i loro confini e chiedono a chi entra in casa loro chi è. Noi purtroppo abbiamo al governo dei servi venduti, penso a Renzi, penso ad Alfano e tutta la loro combricola.
Ultima domanda, il capitano cosa si attende dalle sue truppe a Pordenone, a Latisana, a, a Trieste, a Muggia, a San Michele al Tagliamento, a Pienone ieri sera? Orgoglio, più che dai militanti della Lega che sono straordinari, dai cittadini che io incontro a migliaia e mi dicono basta, dateci una mano, aiutateci, mio figlio non trova lavoro, ho chiuso il negozio, ho chiuso la partita IVA, ieri una signora mi hanno rapinato 3 volte in una settimana. Quindi mi aspetto una reazione di orgoglio, di dignità, con il voto il 5 giugno. So che Renzi ha piazzato il voto nell'unico ponte di tutta l'estate per far votare meno gente possibile, quindi io mi aspetto da Trieste a Pordenone una reazione di orgoglio, di coraggio, di dignità, di democrazia, che la gente scelga, la gente voti, la gente cambi e poi noi dovremo mantenere una a una le promesse che abbiamo fatto e gli impegni che abbiamo preso. Prima ospite in Veneto, poi immediatamente Pordenone. Con Loris Mazzarato, sindaco di Resana, ci ricolleghiamo anche a un tema sollevato dallo stesso Salvini, immigrazione. Le chiedo, Mazzarato, perché in provincia di Treviso tantissimi sindaci hanno chiuso i battenti nella tematica migratoria? Beh, non è che abbiamo chiuso i battenti, è che senza risorse non possiamo aiutare nessuno. Lo Stato ci ha tagliato dappertutto, non ci mette in condizione di aiutare tantomeno i nostri cittadini. Come possiamo aiutare chi non ha, con coloro con i quali non abbiamo mezzi? Però non si può opporsi. Ma stiamo facendo tutti barricate perché, l'ha detto prima Salvini, noi non possiamo essere i servi dei venduti. Noi dobbiamo amministrare i nostri comuni, dobbiamo dare delle risposte, che lo Stato risolva i problemi che sta creando. Non pensino di creare i problemi e scaricarli sempre alla base. Hanno trovato nella provincia di Treviso dei sindaci che hanno voglia di lottare, che credono nei principi della Costituzione, per cui noi lottiamo per difendere la libertà dei nostri cittadini. Ma se ogni comune si facesse carico di una piccola quota di immigrati, il problema non sarebbe risolto? No, non è risolto perché, l'hanno detto l'altro giorno, ce ne sono 800.000 in arrivo, non possiamo fare i buonisti, dare da mangiare a 50 persone e poi 10 milioni lasciarli morire di fame. Qui è un problema a livello internazionale che stanno creando e vogliono scaricare su noi amministratori. Faremo barricate per far sì che questi drammi sociali non si ripetano e perché la mafia e i poteri forti non lucrino sulle spalle di questi poveri cristi. Ecco, che cosa prevede per i prossimi mesi Mazzarato? Un clima molto molto caldo. Cioè, gli hotel vengono riaperti a favore dei richiedenti asilo, che segnale è secondo lei? Per me è un segnale drammatico questo, è un segnale drammatico perché non possiamo pensare che gli hotel devono essere dei recipienti per risolvere dei problemi internazionali, anzi questi saranno problemi nuovi, saranno dei drammi sociali a cui noi sindaci purtroppo saremo chiamati a rispondere, ma faremo di tutto quanto in nostro possesso per far sì che il nostro territorio non venga ulteriormente degradato. Grazie Loris Mazzarato, linea che torna al direttore. Grazie Alessio, invece noi abbiamo Alessandro Basso, candidato al Consiglio Comunale di Pordenone per la lista Ciriani Sindaco. Innanzitutto ben ritrovato, si parla di pubblica amministrazione, di buona scuola e soprattutto di sburocratizzazione del sistema. Tante parole però purtroppo zero fatti. Ecco, cosa proporrete voi? Grazie Vice Direttore, buonasera. Beh, la nostra ambizione è quella di fare in modo che possiamo trasformare le parole in fatti concreti, altrimenti non saremo qui. Il nostro programma tra l'altro è molto dettagliato in tal senso. La macchina amministrativa, la pubblica amministrazione deve iniziare a partire da Pordenone a essere vista da parte dei cittadini come qualcosa di positivo e noi ci adopereremo in tal senso. Pubblica amministrazione è tutto, beh, non è un caso che la nostra lista civica Ciriani Sindaco Pordenone Cambia sia capitanata da uno stimato medico pordenonese Pietro Tropeano, questo a significare la nostra attenzione nei confronti dell'ospedale. Io sono convinto che Pietro Tropeano assieme a molti altri sarà la vera sentinella del nuovo ospedale di Pordenone per quello che riguarda le tecnologie e gli sviluppi a favore dei cittadini. Ma non sarebbe stato meglio farlo in comina secondo lei, il nuovo nosocomio? Ma guardi, è inutile invece che ristrutturarlo. A questo punto forse è anche inutile sollevare la questione comina o non comina, in questo momento è in atto un percorso di ristrutturazione, adesso ciò che conta per i nostri cittadini è fare in modo che l'ospedale funzioni, abbia medici preparati, servizi efficienti nel breve periodo e le tecnologie necessarie per lo sviluppo. Noi poi abbiamo anche nel nostro territorio esperienze positive, pensiamo alla Lean Factory di San Vito, c'è stato uno studio, c'è una realizzazione che punta all'alimentazione
funzionamento del lean management, che vorremmo tradurre e riportare all'interno dell'amministrazione comunale di Pordenone, assieme a tutta una serie di idee che vogliamo rappresentare per la società, sempre all'interno della pubblica amministrazione, a favore della scuola di cui mi occupo personalmente. E allora lì pensate ad esempio al nostro progetto che abbiamo esplicitato negli scorsi giorni riguardo i dopo scuola. Anche i dopo scuola possono essere un'occasione per far diventare Pordenone un esempio di buona amministrazione e, perché no, di buona scuola in collegamento tra varie tipologie di servizi. Noi siamo convinti non siano parole, vice direttore, siamo convinti perché abbiamo le idee e anche gli strumenti per poterle realizzare. Grazie come sempre, Alessandro Basso. In seguito all'appello di Rete Solidale, che chiama in causa gli amministratori e i candidati sindaco sulla situazione dei richiedenti asilo in città, Daniela Giust ha espresso la sua posizione, già anticipata in un comunicato. E allora noi abbiamo voluto che il comunicato l'abbiamo letto, però forse velocemente, andiamo a rileggerlo nuovamente, anzi Maurizio Pizzato ne fa una rilettura. Immigrazione e profughi, serve rispettare le regole. Chiedo al governo una costante azione di dissuasione per i migranti economici. Desidero per prima cosa far notare che da almeno 4 anni il fenomeno dell'immigrazione regolare verso la nostra città e la provincia è in calo. Gli immigrati che erano venuti a Pordenone nel territorio nei primi 10 anni di questo secolo diminuiscono in modo evidente. Le statistiche registrano questo fenomeno, che ci apparirebbe più rilevante se le famiglie che partono segnalassero l'abbandono dell'indirizzo di residenza con tempestività. Anche quanti giungono a diventare cittadini italiani, in molti casi approfittano del nuovo status comunitario per andare verso altri paesi. Se ne vanno da Pordenone perché non c'è lavoro per loro e in genere non c'è neppure per gli autoctoni, in particolare per i giovani. Quindi è chiaro, a mio avviso, che non ci sono le condizioni per ospitare nuovi ulteriori immigrati per lavoro, perché l'economia locale non offre loro vere occasioni di impiego. Non ha senso dunque l'autorizzazione di nuovi arrivi di immigrati regolari per il lavoro nel pordenonese, che si tradurrebbero immediatamente in domande di assistenza. Chiedo al governo una costante azione di dissuasione dell'immigrazione verso l'Italia di quanti sperano di trovare qui lavoro, semplicemente perché oggi non ce n'è. Continua il candidato del centro-sinistra a Pordenone, Daniela Giust. È evidente inoltre che i fenomeni migratori sono molto più complessi e che arrivano in Europa ogni giorno anche migliaia di persone in modo irregolare. Molti fra questi fuggono da guerre, sia civili che tribali e religiose, in particolare nel mondo islamico, fra sunniti e sciiti. È umano che scappino da tanta delirante violenza. Chi non lo farebbe? È ovvio che questa volontà di sfuggire a morte e violenza può essere compresa. Ciò che a mio avviso, prosegue Daniela Giust, deve però essere ben accertato dalle forze dell'ordine, è la differenza fra chi chiede asilo e ne ha fondati motivi e chi giunge da situazioni relativamente tranquille ma povere e viene qui esclusivamente per motivi economici. Questi secondi oggi non possono essere accolti e vanno rimandati nei loro paesi. Chi invece ha validi motivi per essere accolto può fermarsi nelle forme consentite dalle nostre leggi e rispettandole. Anche quanti, fra costoro, pur conoscendole, non rispettano le nostre leggi, a mio avviso se ne devono tornare al paese da cui provengono. Insomma, esistono regole, sono chiare, vanno rispettate. L'accoglienza oggi, in questa condizione economica, deve essere riservata solo a chi davvero fugge da teatri di guerra e da feroci dittature. Ma anche costoro, una volta accolti, non possono diventare un peso morto per le nostre società. Occorre da subito indirizzarli alla formazione professionale e allo studio, perché se restano, devono guadagnarsi il pane, come tutti. Spetta alle forze di polizia un compito importante: capire le persone e le loro storie e accertare le loro reali condizioni. Questa è la dichiarazione che noi avevamo già fatta dal candidato a sindaco del Partito Democratico e liste collegate, Daniela Giust, che io sottoscrivo già, lo dico da sempre, anzi, metto 10.000 firme, prego. Sì, direttore, abbiamo Eligio Grizzo, candidato al Consiglio Comunale di Pordenone per la Lega Nord. L'ho visto un po', diciamo così, sconcertato da alcune dichiarazioni, soprattutto iniziali. Posso regalare il fazzoletto della Lega a Daniela Giust. Perché quanto ha dichiarato è una cosa che noi stiamo dicendo da almeno 10 anni, da quando c'era il povero Maroni, ministro degli interni, che volevamo fare le quote perché altrimenti noi avremmo avuto un'invasione incondizionata. Precisiamo bene le cose. Ci sono gli immigranti, l'abbiamo detto, economici, cioè quelli che cercano una vita migliore, che è giusto aspettativa di tutti, però in realtà non funziona così, perché non si può rovinare una società con un'invasione, anche se pacifica, e prendiamo questi,
Perché? Perché la sostenibilità, che è un elemento che funziona anche con gli animali, se tu hai 10 topi e ne metti 15 in una stessa cassetta, dopo un po' si mangiano fra di loro e la stessa cosa accade con noi. Se noi romperemo questo equilibrio di una società che produce e che riesce a mantenere tramite le tasse, tramite quelli che sono lo scambio di denaro all'interno della stessa società, la inquiniamo con altre persone che in realtà sopravvivono e faranno i poveri in questa parte di mondo, beh, allora è meglio che li rimandiamo a casa loro, li aiutiamo lì con un sano progetto di cooperazione internazionale per etnie. Io in provincia avevo progettato una cosa di questo genere. Noi abbiamo la maggioranza di ghanesi qui nel territorio provinciale di Pordenone e dovevamo aiutare attraverso una catena di solidarietà i ghanesi a rientrare nel loro paese. Ma così verrebbero meno gli interessi di certe cooperative onlus. Guardi, io non parlo delle cooperative, io parlo del popolo italiano. D'accordo. Che le cooperative possono lavorare anche facendo le cooperazioni internazionali, eliminando molti carrozzoni, dei quali questi carrozzoni sono autoreferenziali, cioè i soldi che prendono l'80% se li mangiano loro. Allora, io che provengo dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, che conosco questo tipo di attività, bene, bisogna cominciare a ricordare altre cose che dicevamo noi fino all'altro giorno e adesso col fazzoletto glielo do giù. Il vicepresidente, grazie a Grizzo, della Camera dei Deputati, Simone Baldelli, è stato ospite quest'oggi di Forza Italia a Pordenone e ha tenuto una conferenza stampa. Lui è il primo firmatario di una mozione che impegna il governo a sanzionare i comuni che, in spregio a quanto previsto dal codice della strada, non destinano i proventi derivanti dalle multe alla manutenzione delle strade e alla sicurezza stradale. È stata l'occasione questa, da parte del candidato sindaco Ciriani, di firmare già ora il suo impegno affinché questo venga. Per noi c'era Alberto Comis. Vicepresidente Baldelli, una mozione parlamentare per chiedere cosa? Per chiedere il rispetto della legge. Quando i cittadini violano il codice della strada c'è subito un vigile che li multa. Quando i sindaci violano il codice della strada il governo non riesce a multarli. E allora che cosa abbiamo deciso? Abbiamo deciso di presentare una mozione che è stata una vittoria non solo di Forza Italia, non solo di tutto il centrodestra, ma del Parlamento e dei cittadini. Difendere i diritti dei cittadini. I soldi che vengono presi, per esempio con gli autovelox, e il 50% di tutte le multe vanno utilizzati per la sicurezza stradale. È impensabile che ci siano comuni con le strade, col manto stradale dissestato, comuni con le strade piene di buche e i cittadini di quei comuni vengono anche massacrati di multe. Basta, questo è un andazzo che non può essere più tollerato. Siamo qui per dire basta. In Parlamento abbiamo approvato un documento, torneremo a chiedere al governo un impegno su questo, un impegno concreto, forse anche già mercoledì con il question time in diretta televisiva sulle reti RAI. E nei comuni dove presentiamo la lista di Forza Italia chiediamo ai candidati sindaci un impegno concreto, basta multe selvagge. Si esce da un'amministrazione di centrosinistra che dura da 15 anni, secondo lei è arrivato il momento veramente di cambiare e di avere al governo cittadino una coalizione di centrodestra? Io credo che l'alternanza sia sempre un bene, in particolare con un candidato sindaco capace, una lista di Forza Italia forte, un centrodestra unito, io credo che questa città possa avere la buona amministrazione che merita. Benvenuta Francesca Cardin, che è candidata al Consiglio Comunale di Pordenone per la lista Pordenone 1291. Innanzitutto, bene ritrovata. Ecco, si parlava di multe derivanti dall'autovelox da destinare alla sicurezza stradale. Per l'edilizia scolastica, invece, soprattutto per la sicurezza, cosa facciamo? Beh, guardi, innanzitutto io posso dire che il governo di centrosinistra in realtà ha fatto un punto d'onore della sicurezza nelle scuole. Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, le nostre scuole sono seconde soltanto a quelle del Trentino Alto Adige. È vero però che noi non abbiamo voluto mettere la testa sotto la sabbia e abbiamo adoperato moltissimi fondi per fare ricerche sulla sicurezza sismica negli edifici scolastici. Certo, quando si decidono di fare degli studi per valutare la sicurezza degli edifici scolastici, poi è necessario prendere atto e adeguare questi istituti. Però noi abbiamo dedicato veramente moltissime risorse alle scuole perché è un argomento sul quale crediamo moltissimo. La lista 1291 è una lista civica che io rappresento in provincia, che si riconosce nel coordinamento delle civiche, e in una provincia che pure è ente di secondo grado ma
che continua ad operare. L'anno scorso, nel 2015, noi abbiamo stanziato un quarto delle nostre risorse per interventi sugli edifici scolastici. Interventi sugli edifici scolastici di tutte le scuole della provincia, delle scuole primarie, delle scuole secondarie. Certo, però di fatto la provincia andrà a decadere, quindi poi tutto sarà, diciamo così, riversato nel comune. Avrà le risorse Pordenone per far fede a tutti gli impegni? Beh, innanzitutto l'edilizia scolastica rimarrà sicuramente nella regione, e la regione moltissimo ha fatto per le scuole, perché noi possiamo ricordare che ha fatto innanzitutto l'anagrafe dell'edilizia scolastica, proprio per avere un continuo monitoraggio delle scuole, che viene poi comunicato al Ministero, e poi insomma nel triennale 2014-2016 sono previsti interventi e stanziamenti molto grossi. Grazie come sempre a Francesca Cardini. Elezioni invece in svendita, accordo Cosolini-Rosolen con Bandelli, che diventerebbe assessore allo sport. Questa è l'accusa forse non casuale di Fabio Carini, candidato a sindaco della lista Startup Trieste. Replica Cosolini senza mezze misure, Carini è un calunniatore. Allora per noi è andato a intervistarlo Samuele Asancot, l'amico Asancot. Andiamo dunque con i servizi. Fabio Carini, candidato sindaco sostenuto dalla lista civica apartitica Startup Trieste, lancia su Facebook una notizia che scatena gli animi di molti elettori e accende infuocate discussioni. Succede, anzi è successo. Sul terreno di gioco del Costalunga sono scesi in campo prodighi a concedere infinite quanto congiunte promesse l'attuale sindaco del PD Cosolini e il compagno della candidatura sindachessa Rosolen Bandelli. Mano nella mano, scrive Carini, hanno stretto l'alleanza elettorale che, in caso di tragica riconferma del sindaco, peggiore della storia di Trieste, consegnerà un lavoro sotto forma di assessorato allo sport al franco mercenario. Risultato: votare Rosolen equivale a votare Cosolini, che così avrà il supporto inconsapevole dell'estrema destra targata Forza Nuova e Italiani di Trieste. Anche per non dover accettare passivamente queste strane, assurde storie vere di ordinaria svendita partitica a Trieste, mi sono candidato sindaco. Sterminate a riportare in comune le peggiori facce della politica locale e soprattutto a lasciare Trieste in mano al desertificatore Cosolini, colui che ha reso la nostra città una periferia friulana. Sgomento e sorpresa espressi sui social da molte parti, e finora i diretti interessati non hanno smentito. Arriva anche la replica di Alessia Rosolen, candidata a sindaco di un'altra Trieste popolare. Dimostreremo con i fatti nelle prossime settimane che non c'è nessun accordo politico con Cosolini. Anzi, se l'unica proposta di Fabio Carini è quella di utilizzare una stupida macchina del fango anziché pensare al bene della città, siamo ben messi. E allora Andrea Cabibbo è qui con noi, grazie. Sì, rettore, lui è il coordinatore cittadino di Forza Italia, nonché anche capolista della stessa Forza Italia per la conquista, diciamo, del municipio di Pordenone. Ben ritrovato. Beh, Bandelli è stato chiaro, i proventi degli autovelox, delle multe, devono essere assolutamente devoluti, una gran parte, alla sicurezza delle strade. Lei teme che a Pordenone si sia fatto ben poco su questo fronte, e soprattutto la futura amministrazione cosa dovrà fare nel concreto? Allora, la futura amministrazione dovrà essere un'amministrazione amica dei cittadini, non un'amministrazione che utilizza ad esempio le sanzioni al codice della strada per introitare dei proventi che poi vengono destinati ad altre cose, ma che rispetta il cittadino. Una buona amministrazione che chiede ai cittadini di rispettare le regole deve per prima rispettare essa stessa le regole, e le regole sono quelle del codice della strada, che prevedono appunto che le sanzioni che derivano dalla violazione delle norme del codice della strada devono essere destinate alla manutenzione delle strade e alla sicurezza stradale. Questo in questi anni non è avvenuto. Il comune di Pordenone ha messo a bilancio cifre addirittura in anni passati come 2 milioni e mezzo di euro di multe. Vuol dire che alla fine dell'anno, per far quadrare il bilancio, si sguinzagliano i vigili a fare multe per poter fare casa. Ecco, questo non dovrà più accadere, così come non dovrà più accadere, ad esempio, per quanto riguarda anche l'edilizia scolastica. Prima ho sentito la collega e amica Francesca Cardin, bisogna dire le cose come sono state in questi ultimi 5 anni, e cioè che il comune di Pordenone ha detto ai genitori delle scuole elementari: non abbiamo i soldi per pitturare le aule, vi procuriamo la vernice e voi procuratevi i pennelli per poter sistemare le aule. Ecco, allora questo non può essere e non sarà se naturalmente i cittadini decideranno per il cambiamento a favore del candidato sindaco che anche Forza Italia sostiene, cioè Alessandro Ciriani. Bene, grazie come sempre ad Andrea Cabibbo.
Andiamo a Udine, velocemente a Udine con Omar Costantini, ci dovrebbe essere l'ospite, prego. Ernesto Pezzetta, allora l'Austria all'improvviso ha fatto una clamorosa retromarcia, possiamo dire. Ma diciamo che probabilmente, non per essere cattivi e maliziosi, le ultime schede le avranno estratte a sorte a Bruxelles. Certo. Probabilmente. O forse mi permetta, in Austria le poste funzionano. Sì, sì, indubbiamente manderemo qualcuno a fare dei corsi accelerati in Austria, così magari le nostre forze di. Insomma, per l'estrema destra, per l'estrema destra il postino non suona sempre due volte. Eh no, stavolta si è dimenticato di suonare, evidentemente. Ma al di là di questo, no, una valutazione politica va fatta, ed è che l'Austria è spaccata a metà, insomma, no? Hanno poco da esultare. 30.000 voti di differenza. Da 35% sono arrivati al 49%, e quindi mi sembra anche un buon risultato se letto in questa certo. Ottica. Tant'è vero che hanno dovuto coalizzarsi tutti gli altri per poter ribaltare un risultato che, per l'amor del cielo, magari per qualcuno sarà stato previsto, certo. Ma che è stato lì fino all'ultimo. Senta, in attesa di capire come andrà a finire sia al Brennero che a Tarvisio, questa onda si potrebbe percepire anche in Italia? Ma io immagino di sì, insomma, no? Con percentuali al momento ancora al di sotto di quelle che potrebbero essere aspettative per chi vuole essere veramente forza di governo, ma certo. Però... c'è quest'aria, basta vedere insomma quello che sta succedendo in tutta Europa la prossima settimana. L'aria c'è, qualcuno una volta per togliere la nebbia aveva chiesto di spianare il passo del Turchino, poi alla fine è andata così. Grazie a Ernesto Pezzetta per la sua partecipazione, la linea torna a Pordenone al direttore. Grazie a voi. Grazie Omar, invece abbiamo Marilena Klugman che è candidata al Consiglio Comunale di Pordenone per la lista Cittadini Pordenone per Daniela Giusti. Innanzitutto ben ritrovata, lei abita a Vallenoncello, si è sempre parlato dei quartieri, quindi diciamo così la periferia del centro città. Si è parlato tanto, però certi cittadini si sentono diciamo così malcontenti dell'operato dell'amministrazione uscente. Ecco, è ora di cambiare, di creare un qualcosa di nuovo, di innovativo. Cosa dice? Sì, allora io, prima di tutto, buonasera a tutti. Io abito a Vallenoncello da molto tempo e posso dire che ci sono stati momenti difficili, soprattutto quando abbiamo avuto le esondazioni e quindi problemi d'acqua e di inondazioni. Poi invece, con la costruzione dell'argine e con la messa a posto dell'idrovore, diciamo che questo è stato risolto e portato anche ai cittadini un certo respiro. Tant'è che ci sono molti che vengono ad abitarci, che hanno messo a posto la casa, anch'io l'ho fatto, ho fatto un piccolo bed and breakfast, per cui questo porta a dare più fiducia agli abitanti. E certo, i problemi rimangono per esempio la messa in sicurezza della pista ciclabile, dove spesso vediamo il direttore che sfreccia con la sua bicicletta sportiva, per cui lo sa, e c'è la difficoltà ancora di comunicare con il centro attraverso i mezzi pubblici. Molte fermate non sono dotate di pensiline, per cui ci vorrebbe qualcosa che ripari i ragazzi che la mattina vanno a scuola. Ma quindi vi sentite un po' cittadini di serie B? Ci siamo sentiti cittadini di serie B rispetto forse alla grande massa di persone che sono venute a abitare negli ultimi anni. E inserendosi in un quartiere quasi paese, perché Vallenoncello, ricordiamoci, era comune, per cui ha una sua identità molto forte. Ora bisogna lavorare molto, bene. Bisogna lavorare in rete, bisogna cercare di costruire insieme e mantenere soprattutto le promesse. Esatto. Grazie a Marilena. Grazie a voi. Difatti era sede anche di Dogana ai tempi, Vallenoncello, ed era comune. Grazie Marilena. Allora, riceviamo dalla lista Giannelli, sindaco di Pordenone. In via Concordia hanno strappato il manifesto elettorale che illustrava i candidati consiglieri. Forse perché sta crescendo troppo,
così si chiedono, che cercano di boicottarlo oppure solo opera di qualche simpaticone. Ma io ho visto anche questa mattina, io già quando vedo che strappano i manifesti elettorali divento una iena, no? E purtroppo ho notato che sono giovani studenti che passano da quelle parti, quando si aprono, vedi, questa ero anch'io, è una pecora, tutte queste pelle, ogni tanto vedi queste mani che prendono, ecco, se invece di rompere i manifesti si tagliassero i capelli con le mani, sarebbe meglio. Sia chiaro che se ne becco uno, se io becco uno e passo in macchina, io fermo la macchina, scendo con la mazza e li do giù per la testa, senza se e senza ma, perché bisogna far capire alla gente come ci si comporta, perché poi non si può pretendere che arrivano i non autoctoni, no, e subito si punta il dito. Incominciamo noi a dare, diciamo, il buon esempio, e poi possiamo pretendere che quelli che arrivano da altre parti del pianeta, perché se no non andiamo da nessuna parte. Nel Veneto non vedo nessuno, stavo aspettando il preview io. Non c'è nessuno? Ah, c'è, perché non vedevo il preview. Prego. Sì, è iniziata ufficialmente la trattativa con Roma per l'autonomia, se ne discute in Veneto, Zaia chiede un election day, Yves Presotto, voi che siete indipendentisti ormai da tempo, che non confondete l'indipendenza con l'autonomia, sia mai ovviamente, però certo da più parti si dice almeno è un primo passo, è così? Ma sì, effettivamente dalla parte dell'indipendentista riusciamo a percepire un buon attesamento almeno del nostro governo veneto. E una cosa che io ho chiesto a qualcuno vicino a Zaia, se questo fosse sulla sanità, sulla scuola e sul fisco, saremmo già avanti. Il problema che mi fa molta paura che sia solo un po' di palliativo giusto per perdere tempo, fumo negli occhi, sì, no, su questo non ci sono dubbi, però intanto sarebbe già un bel passo. Anche perché i temi sul piatto sono tanti e le difficoltà anche per i veneti continuano ad essere tanti, insomma tasse, economia, si fa fatica ad arrivare a fine mese, insomma qui ripresa non se ne vede, beh forse maggiore autonomia potrebbe essere l'inizio magari, oppure insomma siamo distanti. Ma guardi, noi siamo a contatto anche con moltissima gente delle altre regioni d'Italia e una buona parte comunque chiede di poter avere la propria autonomia, ma che sia una vera autonomia, cioè una gestione all'americana, ogni stato si gestisce, poi confluisce qualche cosa alla Roma, ma per noi comunque non scendiamo a patti, per noi la strada, l'unica strada rimane sempre l'indipendenza. Anche perché nelle regioni dove c'è maggiore autonomia non mi pare che vada meglio, insomma. No, effettivamente io cercavo, discutendo una sera, di far capire che comunque le nostre regioni autonome hanno qualcosina in più di noi. Bene. Poi a conti fatti abbiamo capito che la gente comunque soffre, ha dei problemi e dunque Siamo sempre più convinti sull'indipendenza. Prima del Veneto, grazie. Auguri agli altri. Grazie Lina, che torna subito a Pordenone. Grazie Alessio, noi abbiamo Ennio Brusadin che è candidato al Consiglio Comunale di Pordenone per lista Salviamo Pordenone. Ovviamente Salviamo Pordenone è di ispirazione a Matteo Salvini, che oggi era proprio qui a Pordenone, ha parlato di sicurezza e soprattutto della mancanza di turnover all'interno delle forze di polizia che operano in uno stato veramente di disagio. Ecco, in questa situazione Brusadin, come fanno i cittadini a sentirsi sicuri? Ma in questa situazione è molto difficile, purtroppo non abbiamo risvolti positivi da nessuna parte, ci continuano a dire che non ci sono soldi, continuano a restringere sempre più di più le maglie della polizia, macchine, automobili, mezzi, e il problema diventerà sempre più pesante col passare del tempo. Ma d'altra parte, dopo 5 anni di non eletti e di colpi di Stato, questa è la situazione. E troviamo immediatamente i soldi per accogliere centinaia e migliaia di clandestini, ma non troviamo nelle pieghe dei bilanci nazionali i soldi per poter rimpinguare le forze di polizia, per poter rafforzare quella che è la sicurezza verso i nostri cittadini. Altre cose le Brusadin, che dice questo quando oggi il Papa dice migranti, non negate mai l'accoglienza, è un appello all'Occidente. Ma l'accoglienza va sempre fatta però in base alle possibilità di chi accoglie, non è che perché ci si sposta da un paese all'altro si risolvano i problemi dell'accoglienza e della povertà nel resto del mondo. Bisogna sviluppare e creare economia là dove ci sono le criticità
non crearne nelle altre zone critiche, negli altri paesi che siano occidentali o... ponessero 35 euro al giorno, le ospiterebbe un clandestino migrante a casa no, sua? No, sinceramente no. Non, è... non se la sentirebbe? No, si aiutano in modo dignitoso, però a casa loro non si dà solo il pesce, ma anche la canna da pesca e si insegna a pescare alla gente. Bene, grazie come sempre. Grazie a voi, buona serata a tutti. Non dimenticando il verme, e qua in Italia insomma... trovano in tutti i luoghi. Bene, allora chiudiamo con Monica Pilot, che è candidata a consigliere comunale dei Fratelli d'Italia a Pordenone. E lei ha in mente il rilancio della città di Pordenone, un rilancio particolare, adesso magari ce lo spiegherà assieme ad Alberto Commisso. Vi ricordo intanto che si accomoda e viene microfonata e questa sera tra la prima e la seconda edizione del telegiornale va in onda Occidente. È una puntata molto bella, perché parleremo con l'ambasciatore della Gran Bretagna in merito al prossimo referendum che sta tenendo questo sì con il fiato in sospeso diciamo diversi esponenti del mondo politico europeo, cioè l'uscita o diciamo il voler rimanere in seno all'Europa da parte della Gran Bretagna. E poi parleremo delle tante Gerusalemme presenti in Italia, del Califfato. Tutto questo in Occidente, tra la prima e la seconda edizione del telegiornale. Prego. Monica Pilot, che è candidata al Consiglio Comunale di Pordenone per la lista Fratelli d'Italia. Anzitutto ben ritrovata, si parla ormai sempre più spesso di una città in declino, soprattutto dal punto di vista dell'economia, delle difficoltà anche dei giovani a creare impresa. Ecco, cosa state pensando per le nuove generazioni che avanzano? Buonasera Vice Direttore, buonasera signori. Il problema della nostra città è quello di cercare di mirare ad un modello virtuoso che riprenda ciò che è stato creato nel tempo da alcuni imprenditori a noi tutti molto conosciuti come Lino Zanussi, ma soprattutto un modello che dia spazio alle nuove iniziative economiche che i giovani di questa città sicuramente sarebbero capaci di intraprendere. Al fine di consentire però questo progetto, sicuramente ambizioso, ma dal mio punto di vista sicuramente fattibile, è necessario però farsi promotori di alcuni modelli virtuosi. Alcuni modelli virtuosi quali incentivare l'imprenditoria e come incentivare l'imprenditoria, cercando di dare spazio a quelli che sono gli investimenti, perché non dimentichiamo che le imprese oggi, oltre a mille difficoltà, connesse sicuramente alla congiuntura del momento, hanno la difficoltà connessa agli investimenti. C'è molta fatica nel reperire risorse, ma c'è anche molta fatica negli impieghi, c'è molta fatica nel gestire quelli che sono i costi fissi, nel riuscire a divenire alla disponibilità, ad esempio, di immobili dove esercitare la propria attività commerciale. Sotto questo punto di vista sarebbe opportuno che il Comune di Pordenone stringesse delle sinergie e delle alleanze con le imprese, di modo che potesse cedere il proprio patrimonio immobiliare al momento in disuso, mettendolo così a rendita, facendo accordi con le imprese che si occupino di ristrutturare questi immobili e retrocedano, si vedano un retrocesso come sconto sul canone di locazione o sul prezzo d'acquisto, quello che è l'entità del lavoro che hanno fatto, in modo tale da consentire a queste imprese di farsi promotore di un processo virtuoso che permetta di assumere giovani, che così facendo saranno in grado di crearsi delle famiglie e quindi di andare a far fronte anche a quel saldo demografico negativo. Grazie come sempre a Monica Pilot. Vi lascio al break pubblicitario, poi le altre notizie dal Friuli e dal Veneto, ma prima le previsioni del tempo. Sì, buonasera a tutti. Allora, situazione meteorologica in regione, volge il passaggio di un fronte freddo con una certa depressione che oltre i temporali rovesci di oggi determinerà nel corso della prima parte della mattina di domani, quindi nella notte e primo mattino, ancora delle piogge residue, la parte occlusa di questa depressione appunto arriverà domani, specialmente in montagna, zone orientali, ma un po' su tutta la regione. Dopodiché in giornata domani tendenza al miglioramento con prima variabilità e poi schiarite più decise in serata. E temperature più basse, domani ci aspettiamo valori massimi intorno ai 20 gradi, forse appena sopra in pianura, un po' sotto sulla costa. 20 saranno tutto sommato deboli. Questa notte qualche nevicata potrebbe cadere
intorno ai 1500 metri temporaneamente se vi saranno dei rovesci. Dopodiché il tempo migliora decisamente da mercoledì a sabato, direi tempo buono per quanto riguarda pianura e costa, con brezza e temperature in aumento fino a 27-28 gradi venerdì in pianura, più variabili in montagna di pomeriggio quando sarà possibile, specialmente giovedì e venerdì, qualche locale temporale. Naturalmente però sono episodi a probabilità tutto sommato relativamente bassa e piuttosto limitati nello spazio. Quindi naturalmente ci ragioneremo, direi che per ora è tutto. Continua l'informazione su TPN da Udine, in questo caso con me Marco Orioles, sociologo. Parleremo tra poco con lui per quanto riguarda anche il caso Regeni, no Orioles? Perché ultimamente ci si è un po' dimenticati di questa situazione. Innanzitutto però la cronaca. Paura verso mezzogiorno alla Tisana, dove un 28enne si è gettato nel tagliamento dalla riva vicino al ponte della strada statale 14 sul fiume. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, volontari del distaccamento di La Tisana che hanno salvato l'uomo. A quanto emerso, il giovane, ricoverato al centro di salute mentale, era scappato dal pronto soccorso. La provincia di Udine invece incontra la regione di Pilsen nella Repubblica Ceca, che domani, martedì 24 maggio alle 11, si presenterà nel salone di Palazzo Belgrado, sede della provincia. L'iniziativa è finalizzata alla comune valorizzazione e conoscenza dei rispettivi territori e organizzata in partnership con l'associazione culturale Mittel Europa e il consolato onorario della Repubblica Ceca di Udine. Studiare la ricostruzione, quindi ricordare il post terremoto e gli elementi del virtuoso ed esemplare modello Friuli. Analizzando gli edifici, com'era prima del crollo, quali sono state le conseguenze delle scosse e come sono ora. In questo studio si sono impegnati gli studenti, futuri geometri e periti edili delle scuole CAT, Costruzione Ambiente e Territorio, delle tre province terremotate che sono stati coinvolti nel progetto Ricostruiamo ancora insieme il Friuli, promosso dalla provincia e dall'Università di Udine. Oggi nel palazzo di Toppo Wasserman è stata inaugurata la mostra che raccoglie gli elaborati realizzati dai ragazzi con la supervisione dei docenti. Ogni scuola ha individuato un proprio soggetto e ha svolto una tematica scelta tra costruzione, ambiente e territorio. Un'analisi storico-costruttiva, uno studio strutturale, un approfondimento sulla tecnologia e i materiali impiegati, ricerche fotografiche, cartografiche, valutazioni ambientali e urbanistiche. Archeologia marittima del Mar Rosso, 40 anni di ricerca e nuove interpretazioni. È il tema della conferenza che si terrà all'Università di Udine domani, martedì 24 maggio alle 10, nella sala del Tiepolo di Palazzo Caiselli a Udine, vicolo Florio 2B. Interverrà Chiara Zazzaro, docente di archeologia marittima all'Università di Napoli, l'orientale, introdotta da Massimo Capulli, docente di metodologia della ricerca archeologica dall'Ateneo Friulano. Dall'entrata del Friuli nell'Italia ai giorni nostri, il titolo del convegno che si terrà invece sempre all'Università di Udine domani 24 maggio vale 15.30 nella sala del Consiglio di Palazzo Garzolini di Toppo Wasserman in via Gemone a Udine. Aprirà i lavori Paolo Pascolo, direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Cultura e la Lingua Friulana, il CIRF per capirsi, dell'Ateneo, che ha organizzato l'incontro assieme all'Isis Bonaldo, all'Istituto Isis Bonaldo Stringer di Udine. Ed ora il promo. Il gruppo radio televisivo Tele Pordenone ricerca personale specializzato e non per realizzazione e trasmissioni culturali, sportive e enogastronomiche per il Triveneto. Si cercano altresì ambo sessi per settore commerciale. Telefonare per colloquio in orario ufficio allo 0434 55 14 55 oppure inviate un'email a telepordenone@iol.it. L'avete visto in apertura, Marco Orioles, sociologo e uno dei nostri opinionisti per quanto riguarda la situazione in Medio Oriente, ci racconta un po' quello che sta succedendo, ma anche la storia di quello che sta succedendo in Friuli per quanto riguarda questi nuovi arrivi di persone che stanno, come si dice, integrandosi in un certo senso con la nostra cultura. Però dobbiamo gioco forza, Orioles, tornare sul caso Regeni, perché ultimamente si è un po', come si dice, dimenticato questo fatto, no? Questo episodio, ci si è un po' dimenticati di Giulio Regeni e della sua tragica fine. Ma dici bene, perché la grande stampa ha un po' perso di vista il caso ed è anche fisiologico, è difficile che dopo 4 mesi una notizia continua
continui a tenere botta per così tanto tempo, però qua e là filtrano delle micro notizie che fanno capire la direzione verso cui si sta andando. Una di queste è recentissima, è dell'altro ieri, ed è la conferma della detenzione preventiva del consulente della famiglia Regeni, Ahmed Abdullah, un attivista dei diritti umani, che sostiene di aver udito da un funzionario del Ministero dell'Interno di essere stato incarcerato proprio a causa del suo ruolo. Tra l'altro, notizia di cronaca di qualche giorno fa, il dirottatore dell'aereo cipriota aveva annunciato che lui ha conosciuto in un certo senso e ha capito qualcosa sulla morte di Giulio Regeni, però poi c'è stato questo tweet che allo stesso tempo, in particolare in Italia, è sparito. Questo è un caso stato molto singolare. Noi tutti abbiamo visto 2 mesi fa questo caso che ci ha fatto sorridere, no? Di un dirottamento per amore, e poi qualche giorno fa la rivelazione attraverso il suo avvocato secondo cui quest'uomo sarebbe fuggito dall'Egitto proprio per denunciare le condizioni carcerarie e le torture subite, e quest'uomo sosterrebbe di essere stato in cella vicino a Giulio Regeni. Ora, chiaramente l'attendibilità di una simile dichiarazione va valutata, va attestata, va approvata, però è un altro tassello che si aggiunge a un fardello ormai di notizie, indiscrezioni che trapelano. Tra l'altro c'è stata un'altra notizia sempre di queste ore, che è stata riportata anche dai media locali, secondo cui la famosa banda, ce la ricordiamo, quella trucidata dei 5 esperti sequestratori di stranieri, sembrerebbe che un funzionario di polizia sia arrivato sul luogo, insomma, dell'eccidio con i documenti pronti di Giulio Regeni, e avrebbe cercato di convincere i familiari dei rapinatori a firmare carte a dichiarare di essere stati in possesso di questi documenti. Beh, quindi, mi permetta, è un classico di una dittatura fare questo, in un certo senso. Sì, però la direzione che ha preso l'Egitto è chiara sin dal principio: non ci si vuole assumere la responsabilità di questo delitto, perché di delitto si tratta. Perché probabilmente la persona era diventata un personaggio scomodo che aveva scoperto delle cose molto importanti, e allora è meglio far fuori una persona senza nessun problema, visto che i diritti civili non esistono, e se si va a rischio di mettere in campo effettivamente quello che sta facendo Al-Sisi, allora è meglio tagliare subito i tronchi. Questa è la realtà dei fatti. Questa dicendo senza nessun problema, mi permetta Orioles, perché purtroppo la realtà è questa. Vedete che ce la giriamo tanto, ma è stato così la diplomazia. La realtà è questa: Giulio Regeni è stato fatto fuori semplicemente perché aveva trovato qualcosa di importante, stava documentando e portando in campo un qualcosa di diverso rispetto a quello che è la realtà dell'Egitto, che ci fanno, come si dice, propinare attraverso i media. Esatto, e non poteva farlo perché comunque quel regime è sostenuto da un assetto internazionale, è in guerra con il terrorismo interno e internazionale, per cui il fattore di disturbo esercitato da questo giovane venuto dal Friuli chiaramente ha fatto sì che i servizi di sicurezza non badassero, insomma, non andassero per il sottile. Certo. Cioè, alla fine il governo italiano ha fatto pace con quello egiziano, nel senso che si è fatto tanta confusione, tanta carne al fuoco, ma la pentola è già bruciata. Oppure colpi di scena in arrivo, secondo lei? Formalmente noi siamo ancora con l'ambasciatore rimpatriato, siamo ancora in attesa di una verità, c'è una collaborazione tra le procure e siamo ancora in attesa della cosiddetta verità. Però attenzione, perché è in corso in queste ore la partita libica, e l'Egitto nella partita libica gioca un ruolo importante, fondamentale, perché è il paese che sostiene una delle componenti più forti degli attori che in questo momento combattono
per rideterminare gli equilibri della Libia. L'Italia avrà un ruolo nella missione internazionale che molto probabilmente verrà lanciata nelle prossime settimane, mesi, giorni, a questo punto non si sa più, e chiaramente la collaborazione con l'Egitto è indispensabile e forse bene. Questo porterà a un tramonto dell'attenzione sul caso Regeni. Grazie Marco Rioles per la sua partecipazione, grazie a voi gentili amiche e amici per la visione e l'ascolto. Non cambiate canale perché l'informazione su TPN continua dopo i suggerimenti dei nostri amici silenziosi, le ultimissime dal Veneto con Alessio Conforti. Dunque, ben ritrovati anche dal Veneto, continua l'informazione di Telepordenone, parleremo di agricoltura con Matteo Bortoluzzi, buonasera e grazie per essere con noi. Apriamo però subito con il fatto di Spinea, un fatto che purtroppo ha destato le ire anche del governatore del Veneto Luca Zaia, non solo quelle dei residenti e quelli degli animalisti. Questi non sono vandali ma criminali a tutto tondo, gente priva di ogni rispetto per ogni forma di vita che mi auguro venga presto individuata e punita con la maggior durezza possibile. Queste le parole del presidente della regione Veneto Luca Zaia, che ha espresso il suo disappunto per il raid che ignoti hanno compiuto sabato sera ed anche nella notte tra domenica e lunedì all'OSI SOS Natura di Spinea, uccidendo decine e decine di animali che vi si trovavano ospitati. Ogni vita che si trova in natura, ha detto il presidente, rappresenta qualcosa di speciale e merita un'attenzione speciale. Speriamo, si augura, vengano presi il prima possibile. E ancora maltempo in Veneto, emesso dalla Protezione Civile un nuovo bollettino con validità fino alle ore 9 di domani, martedì 24 maggio, possibile verificarsi di rovesci o temporali localmente anche intensi, potrebbe creare disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore. Si segnala la possibilità di innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti e la possibilità di colate rapide, specie nei bacini idrografici dell'Alto Piave, del Piave Pedemontano, dell'Alto Brenta, Bacchiglione Alpone e dell'Adige Garda e Monti Lessini. Violenza sulle donne, dati importanti che continuano a manifestarsi, sentiamo quelli riguardanti solo la città di Mestre nel prossimo servizio. Violenza sulle donne, per 151 volte nel corso del 2015 si è attivato al pronto soccorso di Mestre il cosiddetto codice rosa. Per 151 volte in un anno, quindi, gli operatori dell'ospedale all'Angelo si sono trovati di fronte ad una donna che denunciava una violenza subita in ambito domestico dal proprio partner. Il codice rosa scatta a volte a partire da un dubbio degli operatori, spiega la dottoressa Mara Rosada, responsabile del pronto soccorso, perché la violenza di genere nelle mura domestiche è spesso nascosta, è spesso ripetuta, è spesso sottile. Tra le 151 donne che nel corso dell'ultimo anno hanno fatto accendere in pronto soccorso la spia rosa, 89 erano italiane, mentre 62 erano straniere, in maggioranza dell'est europeo. Diversa per i due gruppi la media dell'età di queste donne vittime di aggressione in ambiente familiare, più alta per le donne italiane intorno ai 42 anni, più bassa per le donne straniere intorno ai 35. Un terzo invece le donne che, nonostante l'attivazione del codice rosa, hanno lasciato il pronto soccorso senza aderire ai programmi di assistenza a loro proposti. E spostiamoci a Portogruaro, inaugurata al termine dei lavori la copertura della stazione di travaso di rifiuti a Centataglio. C'era per noi il collega Rosario Padovano che ha realizzato un'intervista con il presidente di ASVO, Luca Michelutto. È una cerimonia importante, Luca Michelutto, presidente di ASVO. Che cosa succederà da oggi in poi? Da oggi in poi la stazione di travaso, che raccoglie di fatto tutti i rifiuti degli 11 comuni differenziati, prima era la stazione di travaso scoperta, dunque l'acqua meteorica delle piogge che attraversava i rifiuti doveva essere lavorata con sforzi economici importanti. Oggi mettiamo la copertura a questa stazione di travaso e di fatto questi sforzi economici saranno molto di più affievoliti in questi anni.
basta pensare che il punto di pareggio della struttura è attorno ai 6-7 euro. E con noi dunque Matteo Bortolussi, ben ritrovato. Allora è iniziata ovviamente da qualche settimana la semina in attesa del raccolto, parliamo ovviamente di agricoltura, poi ci sono anche le spiagge che dovranno attrarre i prodotti agricoli dell'entroterra. Lei che è del settore, che cosa prevede? Speriamo che il tempo appunto si stabilizzi come è successo domenica. Domenica è stata la prima giornata positiva, diciamo, nel settore del mare, e quindi è iniziato a tirare anche il settore ortofrutticolo di conseguenza. Oggi il tempo è così così, speriamo insomma che per il fine settimana si sistemi per poi fare una bella stagione appunto sia turistica che di produzione degli ortaggi. Ecco, questo meteo che cambia continuamente con queste piogge localmente anche intense, rappresentano un rischio oppure no per le coltivazioni? Ma sicuramente sì, perché aumentano comunque le malattie fungine, però comunque nello stesso tempo aiuta perché le coltivazioni crescono in maniera anche abbastanza sostanziosa. Infatti quest'anno abbiamo dei prodotti anche di notevole dimensione grazie a tutta l'acqua che c'è stata. Sicuramente se ci fosse più caldo e pioggia allora sarebbe un rischio maggiore, mentre se le temperature restano più basse come adesso l'acqua più di tanto non rovina insomma le colture. Ecco, è un eccessivo caldo, un eccessivo calore invece? Caldo e acqua assieme farebbe dei danni notevoli perché i funghi si riproducono insomma con l'ambiente ideale che è appunto quello dell'umidità. Diverso invece il settore relativamente alla siccità, lì è diverso? Lì sicuramente se c'è la siccità i problemi soprattutto nel settore del mais e della soia sarebbero sicuramente notevoli, insomma noi ancora nel settore ortofrutticolo riusciamo comunque a bagnare i prodotti, quindi ci salviamo. Chi fa cereali ha grosse difficoltà. Ecco, in chiusura si può dire che l'agricoltura è anch'essa in fase di difficoltà, ma che intravede un po' di ripresa oppure siamo distanti? Ma io l'ho detto già tante altre volte, comunque il settore agricolo è da considerarsi ed è chiamato settore primario, non per niente appunto è il settore di base, è il settore che ci dà da mangiare e quindi insomma sicuramente ha una bella ripresa. Ci sono molti giovani che stanno investendo in questo settore che potrebbe essere il futuro del nostro paese. Ecco, magari ne parleremo un giorno di questo, giovani e agricoltura. Grazie a Matteo Bortolussi, agricoltore. Continuiamo con un'ultima notizia: la nostra rete televisiva intende dare vita ad uno stage per addetti al settore commerciale. I 5 migliori saranno assunti dalla nostra rete per operare nell'intera regione Friuli Venezia Giulia e Veneto. Cerchiamo persone ambo sesso con grinta e volontà di operare in un contesto e in un ambiente giovane. Per chi fosse interessato si potrà telefonare in orario d'ufficio al numero che vedete in sovraimpressione 0434551455, lasciando le proprie generalità e numero di telefono, scrivendo una mail all'indirizzo telepordenone@iol.it. Grazie a voi tutti per averci seguito. Termina qui l'informazione di Telepordenone. Buon proseguimento di serata. Arrivederci. Condizioni di residua variabilità con nubi un po' più frequenti sulle zone montane ed orientali, per il resto spazi di sereno anche ampi. Precipitazioni, probabilità in calo sin dal mattino, specie in pianura, da medio-bassa 25-50% a bassa 5-25%. Si tratterà eventualmente di fenomeni al più sparsi, generalmente modesti, salvo locali brevi rovesci o sporadici temporali. Temperature, minime in calo, massime in aumento, venti in quota da moderati a deboli dai quadranti settentrionali. Nelle valli in prevalenza deboli di direzione variabile, ma con probabili moderati episodi di fen nelle prime ore, specie sulle zone dolomitiche. In pianura a tratti deboli e a tratti moderati, soprattutto lungo la costa, con direzione variabile. Mare nelle primissime ore mosso, poi poco mosso.